il volto di Beatrice Segreti. Io lo sto vedendo, voi lo vedrete fra poco. Dietro questo casco di capelli ricci c'è una pelle olivastra, quella che già conoscete, un nasino un po' afro, due labbra carnose, e un misto, si può dire, asiatico, mediterraneo, ma non voglio dare troppi particolari. Scopritelo voi dopo. Allora? Allora sono pronta. Sei sicura? Sono sicurissima. Cioè, sei sicura di voler fare questo passo? Sì, decisamente. Proprio sicura? Non ho più dubbi. Guarda che è un passo importante, non si torna indietro. Lo so. Ma non vedo l'ora. Sei agitata però. Lo sono. Lo sono un po'. Però voglio farlo, sono convinta. Va bene. Allora procediamo. Vado? Vai. Guarda, guarda. Allora, questo è il volto di Beatrice Segreti. E cara Bea, devo dirti che hai chiaramente un bel volto. Grazie. Però, grazie. Devi sempre sapere questa cosa, questo è il mio giudizio, che la tua fortuna, secondo me, non è il volto, ma il tuo punto di forza è la voce. E resta comunque la voce. Grazie Giuseppe. Allora, caro David, grande ritorno in questi studi di una nostra vecchia conoscenza. Vecchia per modo di dire, perché è giovanissima in realtà, vecchia in quanto a frequentazione di questa disgraziata trasmissione, la signora Beatrice Segreti. Buonasera. Oh, buonasera. Ciao David. Ciao, ma sei sempre innamorata di David? Cara. Sempre. Buonasera. Sempre innamorata. Sì, sì, cioè, sempre. Uno dei tuoi uomini ideali, diciamo. Non ricambierà mai, io spero lo farà prima o poi. Però lo hai detto anche in un'intervista al settimanale Move Magazine. Però dicono, ma non diciamolo. No, lo diciamo, l'ha detto anche che Parenzo è uno dei suoi preferiti, uno dei grazie, suoi. Tu ti faresti chi? Parenzo e Cannavacciuola, hai detto? Sì. Però sono molto diversi. Parenzo è un po' più magro, Cannavacciuola. Anche Barbieri. Anche Barbieri ti faresti. Sì, sì, tu ti faresti tutti in realtà. Sì. No, in realtà quelli che hanno più fascino. E Parenzo ha fascino. Grazie, sì, cara. Parenzo sì, grazie. E poi mi rigetta. È sempre questo continuo: grazie. No, non ti voglio, non ti voglio. Allora, innanzitutto no, è venuta qua. Io è venuta una vita qua. Tranquilla, sentimentalmente sì. Molto appagante. E per questo, io vorrei farti scoprire. C'è la signora Segreti. Non voglio scoprire niente. Io la ringrazio moltissimo. Di Segreti, non perché sicuramente da quello che racconta, potrebbe essere un'esperienza che ti cambia la vita. Non c'è nessuna esperienza. È semplicemente una coppia di porcellini. Ma potresti fare un upgrade. Potresti non fare un upgrade anche nella tua vita sentimentale e sessuale. Non voglio nessun upgrade. Giusto. Grazie. Giusto, sono sì. Felice che la signorina Segreti trombare sia contenta. Con altre persone, per dirla in maniera così, può anche migliorare l'attività, diciamo, no, coniugale, cioè la vita coniugale, giusto? Tu sei una fautrice. L'apertura mentale, sì, totalmente. L'unica è che non riesco a sentirvi, scusate. Sì, ma non ti preoccupare, dopo facciamo tutto. Intanto, io devo togliere la maschera perché è venuta qua per togliersi la mascherina. Togliamo le cuffie per togliersi. Dunque, la vedrai per la prima volta, anzi, no, tu l'hai già vista, la vedrai. Non la vedo perché qui è tutto spento, tutto ma comunque. Ma tu la vedrai, ecco, lo togliamo in maniera brutale questa mascherina, eccola qua. L'hai fatta malissimo. Il viso della signora Beatrice Segreti. Vabbè, ma infatti non c'è nessun segreto da svelare. No, c'è il segreto da svelare, finora è. Ma il segreto non è sempre stato negli occhi, dai. Che cos'era il segreto? Ci sono tantissimi altri segreti. Però poi anche se si toglie occhi. Anche negli occhi, ma secondo me se si toglie una cosa se ne aggiunge un'altra. In questo caso, o almeno nel mio caso, è così. Ho tolto il mistero degli occhi, ma ci sono altri misteri. E che cos'è aggiunto? Lo sguardo? Lo sguardo più completo? No, quello per scoprirlo probabilmente ti devi abbonare, Davide. Basta con queste marchette di abbonarsi. Ma non si abbona, Parenzo, tanto. Fermi tutti, torniamo da però qua. Vedo dalla foto che è un po' desnuda la signorina, dalla foto che avete mandato qui dalla regia. Sta solo scoppiando la parte sopra, ma non sono desnudo. Fermi tutti. Mi sembra veramente incredibile. Quattro. Sì. Bah. Cioè tu dici che ormai la vera
la vera trasgressione è la monogamia, dici. Ma questa beh, è una cazzata, sì. Una cazzata. Ho appena scritto un libro sulla, che contesta la monogamia. Adesso mi vuoi ribaltare tutto. Mi vuoi ribaltare tutto. L'hai scritto perché hai intervistato chi? Delle porcellone, delle persone ma che no, hanno. Ma stai riducendo la mia novella produzione. La mia novella produzione è una roba assurda. Ma dai. Ma qui è ancora la matrella, dai. Allora, la signora Beatrice Segreti con noi in studio, che possiamo. Come ti definisci tu? Cioè, una tua, già me l'hai detto una volta, come ti definisci? Una che dà felicità, hai detto una volta, no? Sì, allora. Di base sono una creator, una content creator. Ecco, qualcuno no, quando tu dici creator si incazza. Non so perché ti incazzi, Parenzo. Creo scusa. Contenuti. Crea contenuti. No, sono crea anche una sex worker. Ma ecco, crea porcherie. Porcherie, questo è il tema, dai. Dipende dal punto di vista. Il tuo punto di vista lo conosciamo tutti, David. Esatto, ma come troppo lontano, vedi che riesce a smontarti, riesce un po' a smontarti grazie a questa voce. C'è la voce associata al fatto che ti piace Parenzo perché lo hai dichiarato a più riprese. Dio, sì. A più riprese, cioè che te lo faresti, diciamo la verità. Beh, Parenzo, ti guarderei negli occhi per dirtelo, però non sei qui, non vieni mai da me, quindi non vengo. No, rimango qui. Ma con grazie. Te userei comunque grazie. Un trattamento diverso, non farei con la porta. Ma io sì, grazie di queste sue come, ripetilo un po' bene. Non la porca, sì, che con Parenzo non va a fare la porca, dici non. No, lo tratterei un po' come un piccolo angelo, lo curerei, lo carezzerei, prenderei cura Marina, di te. Ma non c'è nessun angelo. Sì, no, prima mi occupo del tuo corpo e della tua mente e poi scendo sul dunque. Ma non cioè, io grazie molte, va tutto bene, non devo occuparmi di niente. È bello, cioè anche chi si accompagna a una persona, in questo caso Parenzo, dovrebbe essere in qualche modo contenta del fatto che c'è un'altra persona che lo solletica, un'altra persona che lo cerca. In questo caso un mio amico mi ha appena scritto una cosa. Beh, la signora Beatrice mi fa molto sangue col contrasto tra la vocina suadente e la porcaggine estrema. Se poi hai il gusto dell'orrido, vedi Parenzo, digli che io sono disponibile. Claudicante, questo è effettivamente molto brutto. Effettivamente molto molto brutto. No. Ma io non sono claudicante. Lo dice anche lui. Io sono molto brutto, questo mio amico, non David. Cioè, io sono claudicante ma trombante. Però non bisogna soffermarsi solo su quello che vede l'occhio. Cioè, bisogna andare oltre. Cioè, l'aspetto estetico a te un po' non ti interessa. Allora, l'aspetto estetico interessa. Nella prima fase. Tutto perché... quello che non è Parenzo, palestrato, bello. No, quello io faccio quello assolutamente palestra, no. Ma fai palestra non si vede però. Fai palestra ma non si vede. No, ma in realtà ti mantieni, ma secondo brava, il fascino è la parte migliore. Il fascino è Il suo forte è il fascino, diciamo, sì, la dialettica è il fascino. Esatto, il modo di fare, il savoir faire, secondo me è certo. Prima di tutto. Ma io questo lo capisco perché siete in tante e vi ringrazio, però però è solo quello hai, cioè il savoir faire. Senza questo savoir faire saresti nei bassi fondi della graduatoria di gradimento, diciamo. Ma come dire, sarebbe Telese senza il pizzetto, non sarebbe Telese, eppure Telese, questo voglio dire, cioè che ognuno di noi è per quello che è. Sì, però tu non sei appassionata dei bei fisici, diciamo la verità. Sì, no, ti decisamente piace? No. Dice, cioè, no. Un palestrato non ti piace tantissimo. Sì, ti piace. No, magari, sono andata a letto con un palestrato, ma deve essere un benissimo. Palestrato con sempre la con testa. Tuo marito, no, ovviamente, sempre accompagnato. Sì, sempre con mio marito, sempre assolutamente. Con accanto, tu mi ecco, accanto. Poi c'è anche questo, se posso dire, non succederà mai nulla, non accadrà mai nulla, però è disincentivante sapere che c'è l'altro che guarda. Cioè, francamente, non guarda solamente. Anche qualora fosse ancora per lui, è assolutamente disincentivante avere sto corvo lì mentre tu stai cercando di operare. Ah, quindi tu stai dicendo che potresti farlo, no, però visto detto, che c'è lui, ecco, non ribaltate tutto. Dico, è non tutto disincentivante. Ho detto, è tutto disincentivante. Ho detto, però c'è un dettaglio in più che rende ancora più disincentivante. Beh, la primo, io ho una situazione sentimentale tranquilla e sono felicissimo come sono. Però tu dici, dico, nel caso in cui la presenza del marito accanto, dici questo corvo accanto assolutamente mentre... disincentivante invece avere David il corvo che guarda e fa il tifo. Non quello è il corvo, non fa il tifo. In realtà abbiamo avuto delle esperienze con altri uomini erano completamente no all'idea di farlo con una coppia e con l'uomo che guardava. Allora, e in realtà perché non l'avete cacciati subito? No. Invece questo è il bello, perché è una sfida. Cioè le persone troppo, le cose troppo facili, le situazioni troppo facili sono noiose. Invece allora, vuoi rispondermi a questa cosa, che è il motivo per cui ti ho invitato qui questa sera, per cui sei venuta qua, che ti sei tolta la mascherina, la tua diciamo figura, la tua immagine è stata legata a questa mascherina. È vero. Adesso hai deciso di toglierti, cioè ormai si sa tutto di te, qualcuno potrebbe sapere anche il tuo vero nome, il tuo vero cognome, potrebbe riconoscerti. Te ne frega qualcosa? No, assolutamente no, non mi hai mai fregato fin dall'inizio, cioè, lo sappiamo che la mascherina non è mai stato un modo per
pulirsi, per, è sempre stato il personaggio, quindi assolutamente. Beh, no. Anche un modo per proteggere la tua privacy, però. Inizialmente sì, inizialmente l'idea di non mostrare il viso è stato per quello, poi negli anni a seguire è stato solo per il personaggio, quindi. E le persone che adesso magari sapranno che sei tu, eccetera, cioè questo fatto che ti togli la mascherina un po' non ti preoccupa? No. Ma lo sanno tutti. Allora, questa è un po' la volta decisiva, nel senso, così scopriamo finalmente chi sono le persone dalla nostra parte e chi no, quindi. Cioè le persone cui vuoi bene, le persone che le ti persone vogliono bene che, restano esatto. con te, gli altri dicono cazzo, non sapevo che facevi i pompini accanto a tuo marito, esatto, o che trombavate. Ma già quando avevo la mascherina e molti l'avevano scoperto, molti dei nostri amici di vecchia data, alcuni di loro si sono allontanati. Ma è vero che queste due mascherine le vuoi vendere adesso? Queste due mascherine che hai usato fino adesso? Ecco qua la mascherina. Sì. Ma chi le compra? Le voglio vendere. Le vuoi vendere? In realtà moltissimi dei miei clienti mi hanno chiesto di averla. Questa mascherina, però così... Con gli umori. Ah, con gli umori, cioè te la devi passare, insomma, me la passo nelle parti intime. Nelle parti intime. Non posso indossarle come le mutandine, quindi le passo nel momento. E poi c'è questa cosa che io sono sempre bagnata, quindi mi passo solo passando. E si impregnano. E questa signorina è una notizia che non vedo ripresa dalle agenzie più importanti del paese. Mi scusi se glielo dico. Ho da qui aperte le agenzie ANSA, AGI, ADN Cronos. Scusi se non la vedo. Non vedo, guarda, vedo la Ucraina. Beh, erano diverse, David. Basilicata, basta che lo dici, te le spedisco una. Non la vedo. Quanto la vogliamo vendere questa qua, dopo che è stata impregnata dei tuoi umori? Quanto si può vendere? Ci sto ancora pensando. Tu cosa dici, Davide? $500 l'asta può partire da $500. Facciamo partire l'asta. Questa è la mascherina, okay. Poi tu la impregnerai dei tuoi odori qui, certo. Nei bagni della Confindustria, nei bagni di Radio 24, umori, odori, quello che è, anche la scelta come la trovo. Sì, totalmente. Porcheria. 500 è una cosa di economia, è l'economia. Perché non è economia, è una porcheria. Hai sbagliato, non è economia. Un'altra cosa, OnlyFans, c'è una polemica, non mi interessa, le polemiche ormai mi hanno scocciato, posso dire che vivo di polemica, ma mi hanno scocciato nello stesso tempo. No, lui dice che le polemiche è per tutti o no? Perché c'è questa cosa qua che tutti potrebbero fare OnlyFans. No, non è per assolutamente tutti. No. Perché ti devi fare questo? Al di là del fatto che devi farti un culo così giorno e notte, non hai vacanze. Ma tu dici che è un lavoro molto faticoso. È molto faticoso e soprattutto... A livello dei metalmeccanici, potremmo dire? A livello di un metalmeccanico, di un operaio? No, a livello fisico lo è, ma soprattutto a livello mentale. Cioè doppio, mentre i metalmeccanici non devono impegnarsi, questo lo dico io, mentalmente diciamo nel lavoro, tu dici che lì c'è poi anche totalmente. La cosa mentale. Sì, psicologicamente può essere... psicologicamente può essere forte e pesante, lo è. Ragazzi, è così, c'è poco da fare. Cioè... Soprattutto perché molti pensano e entrano con l'idea di fare tanti soldi senza pensare in realtà a tutti i rischi, a tutte le cose che ci sono. Assolutamente. Quindi li mettono in secondo piano. Una piccola critica può venire da una nostra, diciamo, non dico moralista, non dico nemmeno bacchettona, che si chiama Annarita Briganti, che in questo momento Buonasera. È in treno. Che stava ascoltando. Stava ascoltando io la signora. Invece sono molto asciutta, volevo dire alla signora Segreti, e più sento questi discorsi più mi asciugo. Oddio, io avrei un lubrificante stupendo per quello. Lubrificante tantissima acqua, l'idratazione è fondamentale. Ma l'idratazione è fondamentale anche per la pelle. Io le consiglierei di mostrare una cosa con la C, che è la cultura, quello che vorrei vedere nelle donne. Ma questa è cultura. Ma questa è cultura. Mostrato anche il culo. Ma la cultura. A proposito, se deve vendere qualcosa, lo dia alle persone che stanno affrontando l'emergenza in Emilia Romagna. Ma che c'entra? Ma che c'entra? Lei non... faccia del bene a qualcuno, visto che dice queste cose con veramente così poca classe. Perché non provi il vero fascino di OnlyFans? È la carta di credito, il PIN della carta. Beh, certo, di credito assolutamente. Intanto... quello sono tutti molto affascinanti. Beh, ma questo si non c'è dubbio. Giuseppe, possiamo invitare la signora ad entrare sul mio profilo principale e vedere la raccolta fondi a cui ho partecipato? Io per lavoro molto e ho altre cose da fare. Lei ha fatto qualcosa per sostenere l'Emilia? Ha fatto qualcosa? Io sostengo ogni giorno, Ma lo legge anche. Qual è il tuo libro preferito? Qual è il tuo libro preferito? Allora ne ho due diversi in realtà: Sunset Limited di Cormac McCarthy e Fondazione di Isaac Asimov. Brava. Allora no, contribuisce ma al PIL, un attimo sulla narita, contribuisce al PIL dell'Italia sicuramente più di te. Questo non c'è dubbio. Già detta questa cosa, ma la ripetiamo. Contribuisce al PIL dell'Italia sicuramente più di te. Scusami un attimo, ma l'unico motivo, ci sarà un altro motivo per cui hai tolto questa mascherina, no? Qual è? Beh, uno dei diversi motivi è anche per schiaffeggiare in faccia alle persone. Fatto come? Che...
Io non mi vergogno di quello che faccio, quindi questo ma è anche per far vedere le tue espressioni, magari mentre fai. Ah, beh, sì, totalmente, per prendere tipo anche il cazzo in bocca. Adesso questo non possiamo andare. Scendiamo nel coso. Comunque, quando tu l'espressione mentre faccio godere. Okay. Senti, ma lo sputtanamento ti dà fastidio? L'idea dello sputtanamento? Cioè lo sputtanamento, quello che io chiamo sputtanamento, quello che io magari posso considerare sputtanamento, no? Ok, lo sputtanamento è sempre esistito fin dall'inizio, quindi Luca, non ti importa, capito, non, mi interessa. Molto bene, Briganti, 10 secondi. No, da come parla si vede che è una grande lettrice, la cosiddetta lettrice forte. Ma che vuol dire lettrice forte? Beh, ha un linguaggio veramente raffinato, direi proprio da lettrice. Le consiglio al Salone del Libro, così per rifarsi un po' il linguaggio. Ma ho capito, ma che c'entra adesso? Non è che se una persona dice la parola cazzo, non può leggere Asimov. Cioè, legge anche Asimov. Va bene, grazie Beatrice, grazie di averci mostrato il tuo volto. 500 euro la base di partenza di quella mascherina. Che li muori. Dunque, accorrete tutti, italiani!